praline, tavolette a forma di scarpetta, di accessori moda, animaletti o simbolo d'amore, oppure di uno chalet innevato o di una golosa cascata per ricoprire insoliti waffle. Torna in piazza Sant'Oronzo la festa del cioccolato organizzata dal comune di Lecce, con protagonisti alcuni dei maestri cioccolatieri arrivati da ogni parte d'Italia per esaltare le proprietà di quello che è considerato l'antidepressivo per eccellenza. Questo stimola l'appetito sessuale, a piccole dosi o non si dorme la notte qua, eh? Cioccolato per tutti i gusti, di tutti i colori e sapori, forme e preparazioni rigorosamente artigianale. È un prodotto artigianale che viene dalla Lombardia, cioccolato normalissimo, lavorazione propria, tutto fatto in casa. Si predilige il cioccolato al latte sicuramente, anche il fondente piace, abbiamo anche la specialità del cremino, è molto buona e va molto. Il pistacchio è molto apprezzato. Sui banchi ricette e creazioni artistiche davvero uniche, attrazioni irrinunciabili per grandi e piccini. Cosa sta acquistando? Dell'ottimo cioccolato. E i frutti di bosco ho visto. E frutti di bosco della zona, io presumo provenienza trentina. Davanti al cioccolato non si può resistere. Sì, lui vorrebbe tutto però non posso prendergli tutto.